diciamo prima, ed è ovviamente già queste difficoltà, e poi chiaramente la crisi politica oltre che quella sanitaria complica ulteriormente le cose. Comunque, guarda, la prendo, che fossimo tutti uguali, cioè che noi fossimo comparati al ristorante e bar. Non vorremmo che succedesse come l'altra volta, la discriminazione, che i ristoranti e i bar hanno aperto il 18 maggio e noi il 19 giugno. Cioè, non siamo qui a dire che vogliamo aprire per forza prima di tutti gli altri, assolutamente no, anche perché nelle nostre sale sono ancora più immense dei ristoranti e dei bar. Cioè, tutti i protocolli di sicurezza che usiamo, cioè, capito? È quello che noi, cioè, non è che pretendiamo, per l'amor del cielo, di riaprire e iniziare a lavorare prima di tutti gli altri. Sì, è l'indiscriminazione che non scompiacere superare questo momento. Questo è quello che gli possa dare la forza di superare questo momento, come noi dobbiamo trovare la forza di superare questo momento. Tutti nella stessa barca. Io vi posso fare un grande, a parte ovviamente per quello che vale, un grande in bocca al lupo. Apprezzo, cioè dico, visto che non so quando è che ci siamo visti la prima volta. Il 13 gennaio. Quando siete usciti da quasi un paio di settimane. Lei è Andrea? Sì. Un paio di settimane e siete sempre qui. Sì. Beh, sì, non molliamo. Complimenti. Io spero, grazie Andrea. Io grazie. Spero di avere una corsia preferenziale per poter esporre quelle che sono le nostre problematiche, per questo siamo qui. E dagli la cosa. Guarda, non serve la corsia preferenziale, perché tanto veramente sono non siete voi i primi che di questo settore che lamentano questi problemi. Io lo capisco perfettamente. Noi rispettiamo i protocolli, abbiamo fatto degli investimenti per quei protocolli, abbiamo dei locali ampi, spaziosi, manteniamo le distanze, abbiamo tutti i presidi per le problematiche inerenti al Covid, poi vediamo altre attività che comunque questi presidi non ce li hanno. Brava. È questa la cosa, in più stiamo perdendo una dignità, perché le casse integrazioni arrivano in ritardo e arriva il 40% di quello che la busta paga. I ristori non sono sufficienti, non arrivano a tutti e sono una miseria. Non paghiamo un mese di spese, cioè non riusciamo a coprire un mese di spese per un'attività. Sì, non paghi neanche l'affitto. Sono già 8 mesi che siamo chiusi in un anno. Quale attività regge? Ditemelo voi. Noi abbiamo fatto degli investimenti. Abbiamo investito in delle concessioni di monopolio, credendo nello Stato, nella legalità. Anche perché ne diamo dei soldini allo Stato, insomma, voglio dire. Se non ci volete più come raccoglitori e come presidio di legalità e come intrattenimento, sappiate che con l'online l'evoluzione è veramente la ludopatia, perché da noi c'è l'esborso al momento, da noi tutto è molto calibrato, c'è un certo intrattenimento, c'è una socialità. Online da soli, con il cellulare o con il PC, si può rischiare grosso. Noi abbiamo il divieto di ingresso ai minori, abbiamo una serie di regolamenti per i quali abbiamo controlli da parte di finanza, di monopoli, di polizia, siamo stracontrollati. Noi stessi abbiamo da rispettare dei requisiti per avere la concessione, per avere una licenza, quindi dobbiamo avere dei requisiti personali, individuali, così stiamo cadendo, stiamo fallendo per induzione a fallimento. E sappiate che c'è un altro aspetto che dovete considerare. A giugno, tramite la garanzia dello Stato, le banche hanno elargito dei fondi. Come li copriamo noi? Li coprirete voi? Perché noi, fallendo, come possiamo coprire quei prestiti a garanzia dello Stato? Fateveli due calcoli, cambiamo tutti a picco così, fateci riprendere con tutte le disposizioni possibili, ma fateci riprendere. Lo so che adesso è tutto superfluo, è più uno sfogo, ovviamente le dovete sapere queste cose. No, ma guarda, le sappiamo e capisco anche il problema che diceva la tua collega, che la...
uno si può anche sentire discriminato perché dice sì, però quell'attività lì, questa cosa qui... Si ha notato che i mainstream di noi non parlano mai, Scusate. Cioè... Ma questo è il funzionamento della comunicazione, è così. Cioè, è sbagliatissimo questa cosa. Perché non portiamo voti, anche no? Perché non vedono tutti come l'uomo nero. No, noi portiamo voti e come? Perché siamo... Allora, un attimo. Non è solo un fatto di voti, è in generale, anche numericamente, mi capite che se prendiamo insieme i baristi e i ristoratori del paese, tutti insieme sono molto di più. Ma noi bene o male siamo 150.000, ma noi a Fondo Erariale siamo più forti. È questione, se vi chiedete perché sul piano comunicativo c'è molto più risalto alla protesta di baristi e ristoratori rispetto alla vostra, questa è la risposta, il che evidentemente non significa che quelli sono di serie A e questi altri di serie B. Il tabaccaio non ha chiuso neanche con il primo lockdown. Perché non abbiamo visibilità? Perché nessuno scende? No, io stavo parlando della comunicazione, giornali, cioè perché loro hanno risalto meno? Perché sono di più. No, non sono di più di noi. Noi contiamo 150.000 lavoratori in Italia, siamo il terzo settore erariale. Nell'anno 2020 vi mancano 4 miliardi e mezzo all'erario che sono stati dati tranquillamente all'illegale. Se voi paradossalmente chiudeste i tabacchini, credete che le persone dove andranno a comprare i tabacchi di contrabbando? Se il gioco è chiuso come presidio legale, è normale che rinasce l'illegalità, quella che in 30 anni di